State ascoltando Rotar Radio, centro di sperimentazione radiofonica a cura di Spazi Giovani Rotaliana PPM Ollus. Dal nostro studio trasmetteremo le voci dei giovani che vogliono esprimere le loro idee e condividere le loro esperienze. Protagonismo giovanile, autoironia e senso critico saranno gli ingredienti di questa nuova avventura. Seguiteci in questa quarta stagione all'ascolto di Rotar Radio. Buonasera a tutti e benvenuti alla 36esima puntata di Rotar Radio. Questa sera si parlerà dell'estate 2021 con Spazi Giovani Rotaliana insieme a Mari e Sofia. Ciao a tutti, buonasera, sono Mari. E io Sofia. Qui con noi oggi abbiamo Andrea che si occuperà un po' di rispondere alle nostre domande per quanto riguarda la parte tecnica dell'organizzazione. Ciao a tutti, ciao ragazze, grazie dell'invito e sì esatto, sono qui in queste vesti, nelle vesti di rispondente alle vostre domande in merito proprio all'organizzazione che Spazi Giovani Rotaliana sta predisponendo per l'estate 2021. Ma abbiamo anche Daniele che invece ci racconterà un po' delle sue esperienze personali che ha vissuto durante queste estati. Ciao a tutti. Allora io direi senza indugi di cominciare a parlare un po' della parte tecnica, visto che ci sono molti forse per quanto riguarda questo Covid, che a quanto pare invece si sono
Cioè, abbiamo delle risposte certe? Sembrerebbe di sì, sembrerebbe di sì. Sì, la scorsa settimana appunto la provincia autonoma di Trento ha deliberato queste nuove linee guida proprio per i servizi che li definiscono di conciliazione estiva, quindi in previsione dell'estate. Tutti gli enti dei privati sociali, quindi come APPM Onlus, come altre realtà associative della provincia di Trento, vogliono organizzare delle attività rivolte ai bambini e ai ragazzi, quindi dalla fascia dai 3 ai 17 anni, devono sottostare a delle regole ben definite, che però, a differenza dell'estate scorsa, quindi della prima estate covidizzata, ecco, quest'anno, andando verso, si spera, ad una situazione che va via sempre più migliorando, ci sono delle regole un po' meno stringenti. Sempre regole si tratta, però per chi deve organizzare, in questo caso parliamo noi da protagonisti di questa organizzazione di Spazi Giovani d'Estate 2021, ci dà la possibilità, crediamo noi da educatori, di essere un pelo più attrattivi nei vostri confronti, insomma nei confronti di un target d'età che per noi, per Spazi Giovani d'Estate, è appunto dalla prima media conclusa alla seconda superiore, quindi diciamo un po' il cuore dei ragazzi che hanno voglia di fare delle cose che non sono quelle statiche come abbiamo fatto l'estate passata. La gioventù di oggi, praticamente. La gioventù di oggi, esatto. Ma sì, che sono proprio le novità, secondo me, ad attirare tanta gente. Ci proveremo con un programma che intanto deve essere ancora ben approvato, ma noi lo abbiamo definito e siamo pronti per poi, come dite voi, spoilerarlo all'intera comunità della Piana Rotaliana, dei paesi appunto di Mezzo Corona, Rovere della Luna, Mezzo Lombardo e San Michele all'Adige. È sempre un progetto in collaborazione con la comunità rotaliana Königsberg, quindi siamo in linea di attesa degli ultimi dettagli e poi noi contiamo nel mese di maggio di poter aprire alle iscrizioni. Volete sapere qualcosa di più o mi taccio un attimo Sento la prossima domanda? Tanto io ho le cuffie, quindi sono pronto, preparato, posso anche raddoppiare eventualmente? No, questo era l'ascia raddoppia dei tempi che ero piccolo io, quindi ormai adesso qui. Quindi praticamente pterodattili, brontosauri. Sì, esatto, i famosi boomer di adesso, esatto. Allora, sì. Io farei una domanda un po' generale, così da coinvolgere anche il nostro Daniele, e per far parlare anche un po' Sofia, perché sono un po' troppo egocentrica. Allora, io vorrei chiedervi se voi avete già partecipato a Spazi Giovani d'Estate. Allora, io non ho partecipato a Spazi Giovani d'Estate per il problema Covid dell'anno scorso, ma non vedo l'ora veramente quest'anno di parteciparci. Ah, quindi sarai una nuova entrata. Esatto. Carica? Sì, tantissimo. Io sì, invece sono un paio d'anni che lo faccio. Se non sbaglio sono 3. Io purtroppo adesso non posso più farlo perché i limiti di età sono ristretti, però ci rimangeremo e lasceremo il posto ai più giovani. E io così. Come Daniele, insomma, l'età si fa sentire. Vi sentite anche voi un po' anziani. Un po' vecchi, quindi. Eh? Anche io mi ricordo che ho cominciato proprio appena potevo, l'ho fatto. E in realtà devo ancora realizzare questa cosa che non posso più venirci perché mi sento proprio vecchia. Però sì, consigliato, molto consigliato, dopo ne parleremo anche meglio. Però direi che la prima curiosità, diciamo, per quanto riguarda la prossima estate, quella che sta per venire, è appunto come ce la caviamo con le regole che prima hai citato, quindi quanto riguarda per mascherine e distanziamento. Beh, quelle non ce le toglieremo, insomma, come non ve le state togliendo a scuola o negli spazi chiusi, come nei nostri spazi che gestiamo settimanalmente qui in Piana Rotaliana, le dobbiamo tenere, dovremo mantenere comunque le distanze interpersonali e quindi la mascherina ci accompagnerà anche nel percorso estivo. Però a differenza dell'anno scorso avremo la possibilità di avere un gruppo più ampio, quindi avremo la possibilità di avere per queste 3 giornate a settimana, del lunedì, del martedì e del giovedì, quindi le nostre 3 giornate canoniche, non la mezza giornata come l'anno scorso, ma tutta la giornata, quindi un range d'orario che andrà dalle 9 alle 18, e a differenza dell'anno scorso che con un piccolo gruppo, 7-10 persone, con un singolo educatore come referente, quest'anno potremo essere 2 educatori con un gruppo di 22 massimo di ragazzi dei vari paesi, e ci potremo spostare con il pullman, che ovviamente anche lui regolamentato dalle norme legate ai trasporti della provincia autonoma di Trento,
però in questo caso potremmo spostarci dalla calura della piana rotaliana. Quindi, ahimè, con tutto il bene che vogliamo al laghetto dell'Ischia, alle zone simpatiche e colorate grazie di Rovere della Luna e San Michele all'Adige e Mezzo Lombardo, quest'anno potremmo spostarci fisicamente col pullman sempre in provincia di Trento. Proveremo a fare anche due escursioni nella terra, due evasioni nella terra di Prezzemolo, quindi in quel di Gardaland, anche lì con tutto un regolamento molto molto definito e dettagliato, dettato dal parco tematico che, come avrete sentito, aprirà nei primi giorni del mese di luglio, dalle nuove regole, insomma, che stanno uscendo. E quindi, insomma, siamo in parte contenti di poter spostarci per queste settimane, che saranno 8, quindi 3 giorni a settimana a partire dal 5 di luglio, concluderemo il 26 di agosto, 3 giorni a settimana, lunedì, martedì e giovedì. Allora io adesso, visto che ho capito che tutti avete frequentato Spazi Giovani d'estate, vi chiedo le emozioni che avete provato in certi momenti. Allora, se penso a Spazi Giovani d'estate, probabilmente mi viene in mente la prima volta che ci sono stata, o comunque le gite che si facevano relative all'acqua. Io sono abbastanza un amante di queste cose. Quindi tentavo sempre di accapararmi le settimane dove c'era la parola kayak o... Gardaland? No, Gardaland no. Caneva. Non ci sono mai andata. Caneva sì. Caneva. Sì, eh. Quindi ero abbastanza fan. Invece cercavo sempre di schivare, come ormai avete capito, tutte le settimane che prevedevano giri in bici. Aia. mi dispiace. E le mie settimane più belle sono state Caneva, sicuramente, perché lo Stukas è una bomba, avendo la botola che si apre quando... sotto i piedi. No, non te ne accorgi, perché io ho sempre evitato. Anche io ci sono degli addetti che schiacciano immediatamente, degli addetti che ti fanno aspettare una vita eterna fino a che non ti accorgi di quando scendi. Bellissimo, l'emozione, l'adrenalina è bellissima. Sì, Andrea, anche noi adulti nel vedervi arrivare sani e salvi alla meta, effettivamente. Quindi bene. Ah, quindi dico tu anche niente? Che ci sono tanti adulti grandi che rifiutano questo gioco. Ah sì, io sono uno di questi, ma comunque vai pure avanti. Vediamo che non sia solo il cane, va il ricordo più bello, ma ci siano anche altre. Noi siamo team cauti comunque. Anche quando abbiamo fatto kayak, che avendo anche il giubbotto, siamo arrivati in mezzo al lago di Caldonasso e l'istruttrice mi fa: siamo a 11 metri e mezzo. E io ho detto: davvero? Mamma mia. Da ricordare che Andrea ha perso occhiali da sole nei grandi laghi. Certo, sì, nel lago di Garda lo ricordo ancora, ma forse ne avevamo anche parlato ancora nei mesi scorsi con Gabriel e te, proprio quando facciamo una puntata su PPM, esatto, sì. Paio d'occhiali da sole persi proprio nel lago di Garda quando ho provato a cimentarmi nel subsurf non sapendo nuotare, ma come dice Daniele appunto, col giubbotto insomma, ecco, qualcosa tiene, diciamo, sì, tiene, ma non tiene gli occhiali, quindi sono andati persi. Sono ancora nel fondale del lontano lago di Garda, zona Malcesi, dove appunto andavamo a fare queste escursioni col SUP. Allora, io direi domanda fondamentale, soprattutto per i veri appassionati. Allora, come tutti, insomma, chi ha partecipato ricorderà, ogni anno ha una grande e bella mascotte. L'ultima volta che sono venuta io, la mascotte era un fenicottero e si chiamava Perry. Esattamente, sì. Quest'anno ricordi bene. Siamo ancora in fase di... Deve ancora andare a comprarla. Sì, tra l'altro il creativo sapete che è Mauro da questo punto di vista, quindi fino a che Mauro non gli viene in mente... Io ho l'account Amazon tutto, ecco, qua. E quindi diciamo che non siamo... L'anno scorso avevamo, voi non c'eravate, ma noi l'attività l'abbiamo svolta e era un tucano. Era un tucano che ricordava la canzone, quando voi ovviamente non eravate neanche nell'ordine di idee dei vostri genitori, Tuca Tuca di Raffaella Carrà. E invece la era proprio per andare contro, in maniera simpatica, al fatto distanziamento, e quindi avevamo anche fatto un po' una sorta
di gioco da questo punto di vista. Comunque era un tucano. Quest'anno vediamo, potrebbe essere, beh, nel 2019-2018 era Perry, nel 2019 era Geppi. Una tartaruga. Geppi. Era una mega tartaruga, esatto. Vediamo quest'anno che animale, ma magari in questa sera potrebbero i nostri chattatori, follower su Spreaker, potrebbero darci qualche nome o qualche idea, insomma. Qualche animale. Poi la cosa interessante è che non sarà più in viaggio con Geppi, con Tucano, Perry o quant'altro, ma cambierà nome quest'anno, lo slogan, lo spot. Insomma, qui leggiamo che lo slogan sarà non più appunto in viaggio con, ma in movimento con. Come mai questo cambio? Ma credo che siamo un po', anche noi adulti, siamo tutti un po' stanchi, stufi, magari non è la parola. Un po' di innovazione ci vuole. Esatto, e poi anche stanchi di stare fermi. Di stare fermi, e quindi, seppur mascherati, l'idea è quella di stare in movimento, un movimento all'aria aperta, che quindi aiuterà la socialità in maniera sana e concreta, come piace a noi, e di conseguenza in movimento con, lo scopriremo, insomma, sicuramente in movimento per 8 settimane, con delle iniziative che spazieranno dall'acqua, come piacerebbe a Mary, e ad altre attività, come dicevamo, Gardaland, ci sarà l'opportunità di frequentare un paio di volte un maneggio a Tavon di Predaia, quindi la possibilità proprio di fare un'escursione di un'oretta a cavallo. E poi ci saranno, a farla da padrone saranno gli Acro Park, quindi cercheremo, in base all'esperienza degli anni passati, di spaziare un po' sul territorio provinciale e andare un po' ad intercettare Acro Park nelle varie valli. Insomma, ce ne sono anche alcuni di nuovi che non conosciamo, abbiamo visto delle ottime recensioni. Per perdere altri occhiali avremo l'opportunità di perderli al lago di Caldonazzo con il subsurf, ma in questo caso ci sarà l'Alto Andea, che invece è un ottimo natante, quindi non è, io sono idrorepellente, quindi molto bene. Io sono idrosolubile. Non avevo dubbi. E poi al lago di Cavedine, nella Val del Vent, in buon dialetto trentino, c'è questo lago di Cavedine molto raccolto, piacevole, è gestito da un gruppo di giovani del posto, insomma, questo spazio adibito a kayak, windsurf, forse anche il SUP, ma non sappiamo, e faremo effettivamente un paio di escursioni col kayak e anche una col windsurf, quindi questa è una delle novità. Chi volesse provare a fare windsurf, ci sarà questa opportunità, e visto che serve il vento, noi che siamo furbi andiamo nella Val del Vent, facile andare a farlo dove non c'è il vento, insomma, e quindi noi andiamo nella Val del Vent a fare windsurf. E di montagna invece? Grazie della domanda, perfetto. Tre uscite con le sezioni SAT del territorio, quindi con la SAT di San Michele, con la SAT di Mezzocorona, con la SAT di Mezzo Lombardo. Anche in questo caso siamo in fase di definizione, proprio è notizia di quest'oggi che la SAT di San Michele si riuniva questa sera per decidere le loro attività, anche perché anche per loro vuol dire riprendere un po' un'attività più tendente alla normalità per quest'estate, e ci faranno sapere la meta. Con loro nel 2019 siamo andati in Val dei Mocheni verso il rifugio Sette Selle, mentre okay. con la SAT di Mezzocorona nel 2019 avevamo fatto una bellissima traversata dal rifugio Graffer fino al Tucket. Anche il Burrone, se non sbaglio. Sì, questo l'abbiamo fatto l'anno scorso e l'avevamo fatto anche nelle prime edizioni. Ecco, quest'anno non sappiamo dove ci porteranno. La SAT di Mezzo Lombardo sarebbe indirizzata verso la Val di Fassa e vediamo cosa ci proporrà. Sì, certo. Ma una cosa che mi piace molto, che secondo me molte persone sottovalutano, è che, non so, secondo, diciamo, il pensiero di tanta gente, bisogna per forza, che ne so, andare in un parco divertimenti per divertirsi. Invece si fanno veramente un sacco di cose restando alla fine in Trentino. Io mi ricordo un anno in cui davvero ho passato un pomeriggio, sempre con Spazi Giovani, a scendere da una discesa d'erba con uno scatolone sotto sedere. E voglio dire, cioè, non è che stavo morendo da ridere. Ma anche rotolarsi nell'erba andando giù per le discese? Ma sì, ma cioè, poi anche tutte queste scampagnate, chiamiamole così, poi sono più o meno aggressive. Però, insomma, ci fa notare come non serva in realtà andare tanto sono fuori regione. Dei posti, esatto, e la SAT proprio è una delle associazioni che ci dà questa opportunità di conoscere dei posti che magari
i ragazzi della vostra età non sempre magari hanno frequentato con le proprie famiglie, insomma, quindi ci fanno la... e al tempo stesso il loro obiettivo è quello di avvicinare i giovani magari alla loro associazione, alla passione magari per la montagna, quindi loro sono sempre molto contenti di darci questa opportunità. Le ultime due cose, sempre sul programma che ci tenevo a dire, ci saranno altre due attività con altre associazioni del territorio. Una sarà nuovamente con l'Atletica Rotagliana, e visto che se tutto andrà bene ci saranno anche le Olimpiadi posticipate dall'anno scorso in quel di Tokyo, ci sarà quindi questa giornata dedicata agli sport appunto dell'atletica al comunale, allo stadio Bruno De Varda di Mezzo Lombardo. E infine, novità, new entry di quest'anno, un ritorno, l'Associazione Dilettantistica Orienteering di Mezzo Corona, che ci propone una giornata in quel di Andalo, proprio per fare una, prima dare un'infarinatura sul mondo dell'orienteering e poi una gara proprio sui prati proprio dell'altopiano della Paganella. Voi che esperienza avete con l'orienteering? Sono l'unica che è riuscita a perdersi sul monte di Mezzo Corona? No, anche io. Mi sono persa due volte sul monte di Mezzo Corona facendo l'orienteering. Avevate perso la bussola. Questa è sottile, Mary, questa è roba da pum pum battutona. Io mi sono perso sopra il cimitero di Mezzo Corona, perfino nel bosco. Ah sì? Sì, addirittura lì. Lighty. Sono dovuti venirmi a prendere, mi ricordo. Cioè, sono venuti a cercarmi. Perfetto. È così, se uno perde il nord, va a lucciole invece che a lanterna. Non... E questa, no, questa no, era bella, bella è una tutte da LOL, oserei dire. Esatto. Infatti qui ce ne sarebbero già tre eliminati, tre una eliminati. Volta che l'hanno capita, allora... Ci arrivi un po' dopo, però insomma devo ancora guardarlo, ma sembra interessante. Allora, a questo punto, visto che stiamo parlando di posti, il posto più bello dove siete andati con Spazi Giovani d'estate e il posto che vi è piaciuto di meno? Allora, scusa. Vai. Posto che più mi è piaciuto, allora, probabilmente non è tanto per la bellezza del posto, ma per quello che mi ha lasciato, è stato il lago di Santa Giustina, che penso sia stata la prima uscita in assoluto, appunto in kayak. E io ero su sto kayak verde in due e bisognava passare in questi canyon e penso di essermi schiantata una cosa come 200 volte contro le pareti rocciose, perché io non sapevo guidare, quello dietro di me era peggio di me. E continuavamo a girare su noi stessi, abbiamo tipo bloccato tutte le persone che dovevamo passare, è stato un cesso. Eh sì, perché lì le gole, perché quello era il giro più lungo proprio con Trentino Wild e ci portavano nelle gole, proprio siamo partiti, immaginiamoci, da Revò, sotto l'abitato di Revò, e siamo arrivati fin sotto l'abitato di Romallo, però attraverso non la strada ma attraverso il lago, quindi abbiamo trovato tutte le insenature del lago e soprattutto anche le gole e i canyon, e lì effettivamente poco ma Gardaland, no? Quindi questo, vabbè, fantastico, voglio dire, al buio e tutto, quindi non era facile prendere la mira con questo kayak da governare. Beh, immagino. Dopo questa esperienza ho comprato la canoa con la mia famiglia. Però, quindi vedi, Spazi Giovani d'estate fa bene all'economia. Esatto. Molto bene. E quelli che producono bene. Canoe. Canoe, esatto. Io invece cane va tutta la vita, perché quello è adrenalina di certe cose, adrenalina pura, e come Gardaland, perché ma Gardaland è più poco acqua e con l'estate c'entra un po' poco, però dai, abbastanza. Però anche il lago di Caldonazzo col kayak Non lascia desiderare, diciamo la verità. Mi entusiasmava molto quella del cavallo, perché io non l'ho mai sentita in 3 anni. Non lo so, Andrea. È una new entry, caro mio. Abbiamo fatto apposta a proporla quest'anno. Perché tu non puoi venire. Anche l'escursione a cavallo. Per fortuna sono uscita in tempo. Io ho il terrore dei cavalli. Dei cavalli. No. Oltre alla bici, e insomma, sono una piaga anche dei cavalli. E dell'arrampicata. Anche odiosa. Io farei un giro in regia chiedendo a Gabriel che cosa ne pensa. Allora, i posti che preferisco sono di sicuro, come Daniele, Gardaland e Caneva. Non solo per l'adrenalina dei giochi, ma perché
avevamo sempre il nostro gruppetto capeggiato da Mauro e era sempre un divertimento andare in giro e provare i giochi. E poi durante le code c'erano anche le battute tra il gruppo e quindi è divertentissimo. Poi un'altra attività che mi è piaciuta, appunto, il subsurf su, mamma mia, che bello, su un po' tutti i laghi, però quello che mi ricordo di più è quello sul lago di Garda, che appunto è stato bellissimo, e mi ricordo appunto gli occhiali di Andrea che saranno ancora là probabilmente. Volate. No, io ricordo anche il catamarano che mi ha puntato, ragazzi, cioè voi ridete, scusate, uno che è capace di nuotare viene puntato da un trimarano, ok, che ti punta, svedese o norvegese, quindi quelli bravi come i vichinghi, i veri grandi navigatori di laghi e di acque, che mi punta e io vengo disarcionato, anche se il termine non è corretto, dalla tavola e finisco nell'acqua bevendo mezzo litro di acqua fantastica del lago di Garda. E però in quell'occasione non avevo perso gli occhiali, Daniele, li ho persi dopo, però vabbè. Ma io, poi c'erano... Io vorrei ricordare che di questo momento ho una foto, perché credo Mauro mi stesse facendo una foto e dietro di me c'è appunto Andrea che risale sul SUP. Dopo, beh, diciamo, di questo... offline ve la faccio vedere. Avremo anche un video. Beh, però. Bellissime le foto fatte dal Mauro sul gommone anche. Sì, perché Mauro, nonostante la sua paura, non ha ancora superato la paura dell'acqua, quindi rimane sul gommone. Su o gommoni o terraferma, insomma, facendo le foto. Abbiamo lanciato al pubblico una domanda, se ci suggerivano qualche nome per le nostre mascotte del prossimo estate. Sto guardando adesso, abbiamo, a proposito, abbiamo, e vedo Fabio. Esatto, Laura prima che ci suggerisce tramite il marito un Arturo il canguro, che non è male, non è niente male, attenzione, Arturo il canguro. Poi abbiamo... Sì, anche perché nel marsupio si potrebbe contenere... O direi che gadget dell'estate è un marsupio. Esatto. No, vi prego, il marsupio. No, andiamo avanti. Però Arturo il canguro... Arturo il canguro, niente simpatico. Male, Qua arrivano anche news molto diverse. Abbiamo anche il... Mauro il dinosauro. Esatto. No, vi prego, basta! Suggerito da... Così ne colgo l'occasione per presentarlo, da José... che è un José, è qua con noi, è un ragazzo che sta facendo alternanza scuola-lavoro del Martino Martini, con cui, possiamo spoilerare un po', stiamo preparando un'ulteriore portata radiofonica. Quindi, José, se sei in linea con noi... Salve a tutti. Ecco. E niente, ci vedremo in questa puntata del Martino Martini. E io avanti. E Andrea, un giorno, con gli occhiali... li ritroverai, sono sicuro. grazie, è di buon auspicio, fantastico, sai, nella ritrovamento. Magari ti riporta. Immagino un sì. Però Mauro il dinosauro, secondo me, è veramente tanta roba. Poi ci sono anche i costumi da indossare. Mauro, possiamo comprartelo. No, ma io non serve nessun costume, sono questa, già dinosauro di mio. C'è un'altra c'è molto Fabio carina. C'è Fabio che dice, a proposito di LOL, propongo un coccodrillo di nome Lillo. Anche questa è molto attuale. Però se qualcuno si veste, poi si deve togliere la maschera e dire Sollillo. Sarebbe il giro di... Sarebbe veramente... Dopo 8 settimane, se uno non ride, non si scrive più, insomma, perché a forza di sono Lillo. Sì, poi uno si ammazza. Esatto, sono Lillo. Bello, prima, prima di continuare la puntata, scusate, dovrei fare un intervento, una precisazione. Che grazie tramite la chat mi ricorda che non è stato Mauro quella volta a fare la foto, ma è stata appunto lei. Grazie, scusami, non me lo ricordavo. Attenzione, Laura ci dice che addirittura è appesa sul muro di casa questa foto, quindi proprio, e credo non proprio per Gabri, ma direi, oserei dire, per Andrea sullo sfondo, credo, per gli occhiali, insomma. Sì, deve essere. Questo l'ho aggiunto io, sì, ovviamente. Sì, no, certo, ma questo Gabri me lo fa sempre notare, effettivamente. Però non, credo che Sofia avrebbe chiesto anche un qualcosa che non vi è piaciuto, perché dal nostro punto di vista è importante, infatti, il tema bicicletta, non sei solo tu, non proprio amantissima, ma noi l'abbiamo quest'estate, non l'abbiamo proprio considerate le uscite in bicicletta, anche perché in alcune situazioni sicuramente traffico, abbiamo imparato negli anni a farla a partire a gruppi distanziati, che quindi sarebbe anche tornato utile quest'anno. Infine, però Diana. Esatto, però direi che il gioco non vale la candela, come si suol dire, è abbastanza
abbiamo in alcuni passaggi, insomma, c'è stata della tensione un po' troppo perché non siete più abituati tensione. Ad andare meglio la ciclabile, allora non siete più abituati ad andare in bici neanche sulle ciclabili, quindi onde evitare di portarvi a casa in pezzetti è opportuno passare la bicicletta, la lasciamo a casa. Ce n'era una bella che era la San Candido Lienz, che era tutta tranquilla, discesina, però, un po' lunghetta, però. Beh, io mi ricordo quella sul bagnato, sulla pista ciclabile. Sul bagnato? In Val di Non, quando c'era la discesa, e ovviamente con il bagnato siamo andati un po' oltre. Io non c'ero, però ho capito di cosa stai parlando, della famosa gita. Me la ricordo io questa. Neanch'io. Io ho paccato probabilmente. Ecco, può essere. Probabilmente ero andata a prendere il pane in bici, no? Perché? Questa non me la ricordo. E quindi però altre, come diceva Sofia, che aveva chiesto... cose negative, insomma. Sì, perché noi a fine settimana, sottoponiamo sempre un questionario a voi, che tutto sommato siete i protagonisti attivi dell'iniziativa, e quindi dopo aver ricevuto X crocette per 8 settimane, arriviamo anche a farci un pensiero anche sull'anno successivo. Beh, allora, sinceramente a me non viene in mente altro, se non appunto la ripulsione per la bici. Cioè, diciamo che ci sono cose che ovviamente ti piacciono di più e cose che ti piacciono di meno, però io sono sempre stata felice di venire. Ok. Adesso, se volete, abbiamo un contributo dato dalla regia in questo momento. Sì, abbiamo fatto delle piccolissime, cortissime interviste ai nostri tema. Colleghi di altri paesi, in mezzo esatto, qualche altro ragazzo che ci dice cosa ne pensa di spazi giovani d'estate. Abbiamo qualche problema con l'audio a quanto pare, quindi ci riproviamo. Vabbè, l'audio non parte, vedremo se riusciamo a ripristinarlo, quindi vi diamo di nuovo la linea al tavolo dei parlanti. Non ci facciamo abbattere dalle difficoltà della tecnologia. Ovvio. Forse dai, che piano piano dopo ce la facciamo, forse. Vabbè, al limite parleremo noi, mi dispiace per chi ci sta ascoltando, esatto. Insomma. Allora io ho già pronta un'altra domanda, incredibile. Sono pronto ad ascoltarla. Ma voi ce la... allora... ce la farete a passare un'estate senza noi, incredibili 2004? La creme della creme. Ma la cosa importante è che noi dovremo cercare, cercheremo e faremo anche delle iniziative nel corso dell'estate per mantenere anche delle iniziative con lo spazio giovani di Mezzo Corona, Rovere della Luna, quindi cercheremo in qualsiasi altro modo di non perdervi di vista, insomma. Quindi chiaramente questa è un'iniziativa che, a parte che quest'anno, come avrete capito, sì, ci si può spostare, però chiaramente il numero, io ho parlato di 22 iscritti a settimana, non 22 per paese, quindi noi faremo un'attività settimanale per 22 ragazzi. Okay? Ma di solito quant'erano? Ci spostavamo con un pullman da 50, con 40-45 iscritti, insomma, quindi questo speriamo di avere la fortuna di poterlo vedere e tornare alla normalità. Esatto, e vederla nell'estate 2022, insomma, quindi... Al momento direi che questo è già un grande successo. Dall'altra parte, come rispondendo alla tua domanda, noi cercheremo comunque di mantenere una presenza, diciamo, sulla settimana, contemplando magari qualche serata, visto appunto la calura, e poi perché magari, come
ragazzi della vostra età magari in estate iniziano ad attivarsi per fare anche altre attività, magari si avvicinano un po' al mondo del lavoro e quindi saranno impegnati a fare altro durante il giorno e di conseguenza noi proveremo a rispondere ad altri tipi di bisogni magari in un'altra parte della giornata, insomma, quindi cercheremo di non perderci di vista, insomma. Beh, anche gli esami ci sono in mezzo. Beh, certo, quindi sì, ci sono anche gli esami, quindi bisognerà... Però hai schivato anche un'altra domanda che prima ha fatto Sofia. Ma tu attività particolarmente belle? Le mie? Sì, piacevoli. È che possiamo sentire solo noi. Educatore. Sì, certo, appunto, io sono... Sofia, tu devi sapere che io sono colui che quando si fa la gita Gardaland, chi è con me... Io faccio lo Sherpa, che nel Nepal è colui che porta tutti gli zaini o guida la carovana, ok? E i giovani vanno tranquillamente a farsi la fila all'attrazione, io li aspetto. In fondo. E tutte le attrazioni? Io non faccio nessuna attrazione, perché io non, perché no, ho il terrore è una parola grossa, però il tema tanto nominato e inflazionato da Daniele nelle sue risposte, l'adrenalina, io la lascio nel comodino, quella, insomma. Gli anni sono passati. No, ma anche prima. Sì, io ho delle esperienze dei primi anni 90, quando andavo a Gardaland, e Gardaland non era quello che è adesso. Ricordo ancora che il manovratore della famosa nuvola, che è praticamente... Si vede ancora, no, adesso è stata soppiantata dal top spin, queste cose un po' più moderne, però con questo moto ondulatorio che si vede anche quando ci sono i Luna Park, anche a Trento, ricordo che il manovratore della trazione dopo un giro e mezzo ha fermato la trazione perché c'era un giovane raggomitolato su se stesso seduto e quello ero io che proprio non riuscivo, quindi diciamo che l'adrenalina non fa per me. Comunque, quindi io mi diverto vedendo, sentite, mi diverto vedendo divertirsi, quando si divertono i ragazzi, quindi direi che meglio va bene così. Che adesso dicono anche che Gardaland fa qualcosa con i Lego, sì. Dicevano la nuova attrazione... Sì, è una mega piscina, però quella a noi non è che interessa molto, perché lì dovresti andare proprio all'interno, al nuovo parco tematico del 2021. Sì, poi non si capisce più niente. All'interno di parco. Gardaland ci sarà il parco acquatico Legoland. Quindi. Ma davvero? Non lo sapevo, che era tutto d'acqua. Una cosa diversa, e quindi sarà anche per un target d'età, un po' per bimbi, insomma, perché ci sono proprio attrazioni legate al Lego, insomma. Comunque l'adrenalina non c'entra niente con l'età, perché praticamente a 16 anni io sono una piccola Andrea. Ah, anche tu sei io poco sono adrenalinica. Mood brucomela, le tazze. Che però il brucomela... Beh, le tazze il brucomela nell'ultimo carrello ha la sua bella dose di adrenalina. Il mammut, tipo che lo fa mio fratello, vabbè. Però mi hanno trascinato sul Raptor e il Blue Tornado. È bellissimi sono. E devo dire che niente male. Allora Mary ti porteremo a fare bungee jumping. No, allora stiamo calmi. La monorotaria. Esatto. La monorotaria. Dalla regia si scrivono che abbiamo l'audio. Abbiamo ripristinato l'audio. Abbiamo anche scritto forse, speriamo. Esatto. Insomma. Abbiamo speriamo. Vediamo se stavolta è buono. Esatto. Ciao, siamo Alessia e Mattia di Rovere della Luna e abbiamo partecipato alle scorse estate insieme con Spazio Giovani. E le nostre gite preferite sono state a Gardaland e a Rover Splash. Invece quelle che ci sono piaciute di meno sono state i giri in bici. Ciao! Ciao! Spazio Giovani d'estate è una bomba per farsi nuovi amici e anche per girare nuovi posti del Trentino. Spazio Giovani d'estate ti porta alla follia! Spazio Giovani d'estate anche nel 2021. Spero che sia come quello del 2019, perché è stata una bomba. Grazie mille a tutti gli intervistati. E a questo punto io lascerei la parola ad Andrea. Ma sì, velocemente, mi sembra più che doveroso citare un progetto proprio nato in questo periodo, che è volto proprio all'estate da PPM Onlus, chiamato Famiglia al Centro. Che cos'è Famiglia al Centro? Praticamente a PPM, attingendo alle quote pervenute tramite il 5 per 1000, quindi offrirà 100 settimane gratuite a tutte le famiglie che non riescono ad accedere a, come si diceva, a questi servizi di conciliazione estivi, quindi tutte le attività estive che APPM proporrà su tutta la provincia autonoma di Trento, quindi dal Primiero, passando per la città di Trento, la Vis, Bassa Valla Garina, Val Sugana, Val di Sole, la Piana Rotagliana,
e quindi appunto donando il proprio 5 per 1000, quindi si sta parlando di persone adulte, insomma, quindi dei, per, ipoteticamente per i, dai vostri genitori, insomma, donando il loro 5 per 1000 a da PPM Onlus, offriranno l'opportunità di donare appunto queste settimane a famiglie che in questa fase purtroppo di pandemia che dura ormai da più di un anno, magari uno dei due genitori ha perso il lavoro, quindi non riesce magari a poter più accedere a questi servizi di conciliazione, quindi APPM si muove su questo bisogno del, del momento, quindi garantendo l'opportunità a famiglie che hanno bisogno di poter accedere a 100 settimane gratuite. Per aiutarli un po'. Tutto, certo, esatto, su tutto il territorio trentino. Quindi 5 per 1000, ma soprattutto il progetto Famiglia al Centro lo trovate ben spiegato sul sito di APPM, www.appm.it, e anche appunto sulla pagina Instagram, su tutte le piattaforme social dell'associazione, e quindi anche sui telefoni aziendali e quant'altro, insomma. Quindi questo mi sembrava giusto dirlo, perché è proprio la puntata giustissima, giustissima e sul pezzo per poterlo e doverlo, certo, e doverlo citare. Beh, quindi direi che ci hanno dato anche i consigli per eventuali nomi alle nostre mascotte del 2000, esatto, del 2021. Io continuo a tifare per Mauro il dinosauro. Esatto, anche io per Mauro, Mauro il dinosauro. Non me l'ero appuntato, ma potrebbe essere un'idea. Per favore, vestiamo Mauro da dinosauro e facciamo fare la mascotte. Facciamo partire una, per favore, un sondaggio. Sì, chi vuole vedere Mauro vestito da T-Rex? Io vi prego. Io. Anch'io. Io. T-Rex. Beh, però T-Rex col termoscanner che ti fa il triage, che si farà anche quest'estate, tantissima roba secondo me. Sì, già. Bene, soffro poco il caldo, quindi, quindi... quindi Mauro vestito da T-Rex che ti accoglie col termoscanner, no, ti scansiona, secondo no, me vabbè, merita, merita una, insomma, quasi una candidatura ad un premio importante, secondo me, non male, non male. Allora, non male. Stiamo sentendo la sigla di chiusura. Siamo giunti ormai al termine di questo, esatto, viaggio in futuro. Veramente. E grazie mille a Andrea, Daniele, grazie Mary, grazie anche a te Sofia, e grazie anche alla regia che ci, esatto, supporta e ci supporta. E adesso lascerei a Gabriel dire i social. Allora, potete trovarci su Instagram sulla pagina di APPM Onlus, sul gruppo Facebook all'interno della pagina di APPM Onlus Rotar Radio. E Mauro, aiutami col numero di telefono che non me lo ricordo. Allora, il numero di telefono di Rotar Radio è 345-056-5536. Ne approfitto per ringraziare anch'io le nostre conduttrici fantastiche, i nostri ospiti fantastici, i super tecnici che ci aiutano sempre alla preparazione delle puntate fondamentali, quindi grandissimo Gabriele e Gabriel, e anche a José che ha ascoltato con noi queste puntate in preparazione, appunto, come abbiamo già detto, alle prossime puntate. Quindi lascio chiudere a voi. Allora, grazie mille a tutti e buona serata. E buonanotte anche. Beh, buonanotte. Beh, ma chi, la voce di Rotar Radio, cosa direbbe in questi casi? Andate alla prossima portata. Andate a dormire che è tardi. No. Tornate a trovarci. Dai. Bravo Gabri, hai fatto troppo puntate. Ti farà perdere il mio live sul tuo. Sì. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Allora. Buonanotte. Buonanotte. Tornate a trovarci. Moving on.